Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Oggi siamo in casa Dan Vape per parlare sicuramente del miglior atomizzatore RDA di questo 2021. Atomizzatore di progettazione indonesiana, da quello che i rumors dicono, un atomizzatore da 22 mm di diametro, funziona sia drippandoci il liquido da sopra e sia in squonk mode, quindi ha il suo pin BF. E ragazzi, mi ha sorpreso veramente tanto. Poi Dan Vape ci ha messo anche del suo, perché così come vedete in sola impressione ha prodotto parecchie spare part colorate, quindi i suoi drip tip particolari, i suoi anelli dell'aria, adattatori e quant'altro. Quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi ci vediamo subito dopo la macro di questo Nitrous di casa Dan Vape. Buona visione! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Packaging in metallo per questo Nautris RDA da 22, utilizzabile in single coil o dual coil. All'interno della confezione troveremo due bustine delle spare part contenente degli o-ring, dei grani di ricambio a brugola, un pin per utilizzare questo atomizzatore in squonk mode, un cacciavitino a taglio e in più una seconda bustina contenente degli o-ring da utilizzare sul cap dual coil. Due coppie di coil in Ni 80 e Cantal, utilizzabili sia in flavor che flavor ristretto. Un tool che ci permetterà di tagliare le gambine della nostra coil all'altezza indicata. Un minuscolo manuale di istruzioni in tutte le lingue su come andare a buildare il nostro Nitrous di casa Dan Vape. Apriamo la confezione e all'interno troveremo l'adattatore che vado a togliere per utilizzare questo atomizzatore da 22 mm su box che accettano atomizzatori da 24 mm. In più il nostro atomizzatore utilizzabile, come dicevo, in single coil o dual coil. Andiamo a toglierlo direttamente. Vi dicevo, misura 22 mm di diametro. Sotto troviamo questo pin con attacco 510, pin placcato d'oro, scritta Nitrous Dan Vape CE smaltimento. C'è la possibilità di andare a svitare questo pin e a montare, così come abbiamo visto tra le spare part, anche il pin forato per utilizzarlo in squonk mode. Sopra troviamo invece questo drip tip molto molto ampio che ha un classico attacco 810. Andiamo a toglierlo in questo modo. Questo in questo caso è la campana che ci permetterà di andare in single coil. Vi farò vedere anche la differenza. Questo è il drip tip. Qui avremo questo tipo di regolazione dell'aria. Andiamo a girarla, è tutto un po' secco, quindi vi ricordo, come vi consiglio sempre, di andare a bagnare gli o-ring per far scorrere meglio questa ghiera. Qui la regolazione dell'aria è a nido d'ape, avremo la possibilità di tenerla tutta aperta e di andare anche a parzializzarla fino addirittura riuscire in questo modo così ad avere anche un singolo foro da un lato e uno dall'altro. Però vi ricordo che in questo caso l'aria non andrà a investire la coil per intero, bensì in diagonale. Quindi, secondo me, l'utilizzo ottimale sarà al massimo tenendo solo la fila sotto aperta, fila che si resterà aperta da entrambi i lati. Lo andiamo subito a montare su una box, così accediamo al deck in questo modo e vi faccio vedere la differenza subito tra le due campane. In questo caso questa è single coil, questa è dual coil. Vedete che è più ampia al suo interno proprio perché dovrà ospitare due coil. C'è anche una differenza per ciò che riguarda
facciamo un po' di spazio. Ciò che riguarda, vi dicevo, i due drip tip. Questo ha un foro centrale molto più ampio, questo un foro più stretto. Altra cosa che vi voglio far vedere subito, vedete che ci sono quegli scassi su entrambe le nostre campane, perché questo è il deck. Una volta inserita in questo modo, quegli scassi dovranno coincidere con questi dentini qua. Deck molto molto semplice, che vi permetterà di ospitare due coil o una single coil. In questo caso single coil la metteremo centrale con una combina da un lato e una dall'altro, e due coil li metteremo, li posizioneremo affiancate uno all'altro. Io andrò a utilizzarlo in single coil, quindi come prima cosa cacciavite piatto, andiamo subito ad allargare e svitare questa parte, sviteremo anche da questo lato così, in questo modo, perfetto. Delle quattro coil presenti in confezione andrò a utilizzare questa più cicciotta, sempre in NE80, che sia un migliore utilizzo in single coil da 55 a 65 watt. Vado a prendere anche il tool simpatico per andare a tagliare le gambine alla giusta altezza e ce la posizioniamo in questo modo, la coil, così, niente di più semplice. Fate riferimento al numero 5, prendiamo la nostra tronchesina e andiamo a tagliare. 1 e 1, 2. Ci posizioniamo la coil in questo modo. Riposizioniamo la campana con il suo drip tip, facendola incastrare. Andiamo a selezionare l'area che più ci aggrada. Io lo terrò così. E il nostro atomizzatore è pronto per essere svapato. E allora non ci resta che andarlo a provare questo RDA di casa Danvape. Vi dico subito che costa meno di 35 euro, quindi un prezzo accessibilissimo. Viene dato con le due campane, una per la single coil e una per la dual coil. Quel bel popò di spare part anche con le coil, che sinceramente non mi aspettavo neanche quello. Funzionano bene. Questo è il prodottino, io lo sto utilizzando in single coil. Una caratteristica che avete notato nella macro è che stranamente sulla single coil, quindi sulla campana single coil, arriva con il drip tip premontato 810, ma quello largo, e sulla versione dual coil arriva il drip tip stretto. Io nella mia configurazione in single coil ho preferito utilizzarlo anche con il drip tip largo. Qui c'è un liquido cremoso e questo è quello che ci regala. Sono a, vi dico subito, 50 watt e la coil è letta da 0,43. Ragazzi, potrei stare tutta la serata a svapare e a concludere la recensione così.
Secondo me ad oggi questo nel 2021 tra gli RDA usciti nel 2021, portati sul canale non e provati dal sottoscritto, questo per me risulta essere il miglior RDA del 2021, uscito nel 2021. Mi ricorda per alcuni aspetti il Recurve, che io ho adorato tantissimo, e sicuramente non vi farà rimpiangere gli atomizzatori e mesh. Anzi, perché qui, a differenza degli atomizzatori e mesh, funziona talmente bene che non va a spingere troppo il dolce, che non va a fare dei pastrocchi, dei mischioni, dei vostri liquidi, e va a scandire bene i singoli aromi che compongono il vostro liquido. Il tutto coronato da un vapore grasso, corposo, molto molto buono. La coil che ho preferito, come vi dicevo, è quella da 0,45, lo preferisco in single coil, non scalda assolutamente, anche in dual coil, spingendolo a 65-70 watt, non scalda, naturalmente lì la FC, il controllo dell'aria, lo dovete lasciare tutto aperto. In single coil, come avete visto, lo utilizzo intorno ai 40-45 watt. La Dan Vape suggerisce anche di utilizzare coil girati su punta da 5. Io, secondo me, al contrario, su questo atomizzatore ho fatto alcune prove, anche coil girate su punta 2,5 danno il meglio di sé. Un atomizzatore che è ben costruito, è carino esteticamente, molto piccolino, vediamo se mette a fuoco, è veramente molto piccolino. Forse avrei preferito avesse avuto una vaschetta un po' più capente, perché 1/1.5 ml vi costringe, visto che comunque beve parecchio, a drippare continuamente. È anche vero che si può utilizzare in modalità BF con una vostra box squonk, e nulla toglie che ne aumenti anche l'autonomia e l'utilizzo. Sicuramente, se andate ad utilizzare il drip tip in dotazione, questo stretto qui, ecco, mette a fuoco, questo qui avrete difficoltà ad andare a drippare dall'alto, quindi l'utilizzo con questo tipo di drip tip sicuramente è obbligatorio con una box squonk, con una box BF. Qui invece ci ho montato la coil su questo Nero da 1.4, me la legge 1.41, sono a 20 watt. Sì, sembra strano, però è una coil complessa che lavora e funziona bene sopra i 20 watt. Qui ho tenuto aperto solo una fila di buchi da un lato e dall'altro, e questo è il tiro che ci regala in restrict flavor, in un flavor ristretto. E non vi nascondo che qui ci ho messo un tabaccoso aromatizzato, perché da un po' di tempo che mi piace andare a svapare questi aromatizzati al tabacco in flavor. E in uno svapo lento da flavor, ragazzi, rende veramente bene. Vi ripeto, non scalda assolutamente, non mi ha dato nessun tipo di problema. Avete visto, è facilissimo da rigenerare, è veramente molto semplice da rigenerare. L'accortezza neanche del cotone, il cotone tenetelo lungo quanto le vaschette, lo andate a tagliare, lo inserite dentro, lo volete sfruffare, lo fate, non lo volete sfruffare, non lo sfruffate, funziona bene. Una trick che vi posso dare, gli O-ring non sono dei migliori che abbia mai visto, le tolleranze non sono perfette, quindi capita, specialmente quando siete costretti, se utilizzate questo tipo di drip tip, ad andare a sollevare sempre il top cap, la campana, per andare a drippare il vostro liquido, rischiate di andarlo a prendere dalla ghiera dell'aria e vi viene via la ghiera dell'aria. Se andate a togliere uno dei due O-ring, io ho tolto questo in basso, che era quello che secondo me serviva meno, questa operazione diventa molto più semplice. Altra cosa importante, nel momento in cui andate a riposizionarlo in questo modo, benedetta videocamera, vediamo se va a fuoco, sì, eccola qui, nel momento in cui andate a riposizionare, centrate i fori dell'aria con questo dentino che c'è qui. Non andate a ruotare tutto, perché rischiate di ruotare il vostro cotone, di farlo uscire dalle vaschette, e quindi poi diventa tutto più problematico. Basta inserirlo in questo modo, lo poggiate e andate a trovare il giusto incastro. Ecco, perfetto, è incastrato in questo modo. Mi sento di dire che Dan Vape, ragazzi, Dan Vape ha fatto veramente, veramente, questa volta ha fatto veramente un buon lavoro. Non è la prima volta che tira fuori dei prodottini
comunque economici e che funzionano bene. Questo di fatto resta un prodotto economico perché costa meno di 35 euro, che in flavor, ragazzi, funziona bene. Poi se è stato progettato da un indonesiano, c'è chi dice anche, perché io non ho avuto, è uscita anche una prima versione che io non ho avuto, che era disponibile solo in single coil, quindi questo sia una sorta di upgrade che ha permesso di inserire la campana dual coil. Fatto sta che ad oggi, ragazzi, questo RDA, per chi ha voglia di spendere 35 euro e ha voglia di provare un po' di sano flavor con molta molta soddisfazione, è un prodottino che consiglio in toto, assolutamente sì. Anche la costruzione è ben fatta, le lavorazioni non ho avuto difficoltà, è arrivato anche abbastanza pulito, quindi non ho avuto difficoltà nell'utilizzarlo. Mi aspettavo che all'interno, visto che ci ha messo le coil, due o tre ciuffettini di cotone, due o tre laccetti di cotone, la Dan Vape avrebbe potuto inserirla. Così veramente dovete pensare solo a procurarvi una box e un liquido per utilizzare questo nitrous di casa, appunto, Dan Vape. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, tanti like, tanti commenti, condividete anche questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci su tutti i social e come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Cosa importante, ragazzi, ho fatto vedere nella macro in un video a parte, c'è anche l'anellino estetico da 24, qui ce l'ho montato sopra, guardate che carino che sta su questa box, che lo rende ancora più bello e appetibile. Alla prossima, ciao ciao!